la Chiesa ortodossa ha fatto lo stesso gesto che in sede vacantismo l'ha fatto 1000 anni dopo. Cioè, e Codreanu, per forza, anche lui sta nella stessa padella. Non è brutta, però adesso io ripeto, non voglio dar giudizi di nessun tipo. Il sede vacantista o l'ortodosso, che è la stessa cosa da questo punto di vista, ha una pretesa in più di voi o di me, diciamo, di un papa perfetto, perfetto dal punto di vista dottrinale, non dalla vita privata. Cioè di un papa che è davvero infallibile, di un papa che prende sul serio il proprio mestiere, mettiamo così, di primato e infallibilità. Siccome si è reso conto, diciamo, 1000 anni fa, non so se aveva ragione o no, hanno capito, dice, i papi non sono più all'altezza, hanno tradito la fede. Aspettiamo un papa meglio informato. Fino allora non lo riconosciamo più. Da questo caso, che era un caso specifico del 1054, sono passati 1000 anni. Aspettano ancora. No, non lo aspettano più, perché 200 anni più tardi hanno cambiato, si sono stancati. E allora, siccome prima il discorso sul primato era identico, cioè la Chiesa è guidata da un papa infallibile, dopo 200 anni hanno scoperto il conciliarismo, si sono stufati di aspettare questo papa che non viene più, e allora ha detto, vabbè, veramente la Chiesa è conciliare, cioè tutti quanti i vescovi insieme sono l'organo supremo di guida della Chiesa, ed è rimasta la Chiesa ortodossa fino adesso, e no, i sede vacantisti occidentali non sono arrivati a questo, a parte che sono molto nuovi. Vedremo se un giorno verrà un papa che corrisponde a questa pretesa, che è giusta in fondo, se tu ci pensi bene, di un papa meraviglioso, di un papa serio, dal punto di vista dottrinale, liturgico, politico. Se arriva, il sede vacantismo ritornerà nella Chiesa. Se no, o continuerà all'infinito così, o probabilmente finirà nel conciliarismo, questo non lo sappiamo. Che doveva fare Codreanu in quel caso? Come faceva a diventare cattolico? Perché la prima cosa che sapeva è che aveva davanti un papa imperfetto. E nei tempi suoi era veramente San Pio X, Pio XI, che per noi sono quasi perfetti. Ma queste sono opinioni. Questa è tua, la tua idea, non era la sua. Però l'incredibile è un altro. In questo libro ancora lui dice, cioè va bene, non lo fa tutto da solo, ma arriva da solo a questa straordinaria conclusione, dice, ma questo me lo diceva anche un professore di nascosto, me lo ha detto all'orecchio a me: caro, ogni buon cattolico di oggi sarà un buon protestante domani. E allora io preferisco rimanere ortodosso, perché l'ortodosso può avere tutti i difetti, ma non cambia. E questo è vero un po'. Adesso sarà vero che il cattolico piano piano diventa protestante, passando il tempo di epoca. Lui aveva questa conclusione, perché dice, vedrete, si stuferanno, perché in quell'epoca, gli anni 20, la Chiesa cattolica aveva raggiunto il massimo della serietà liturgica, musicale, politica, aveva avuto l'intesa poi del 29, era una cosa incredibile, era arrivato al massimo della sua bellezza, pur non avendo il potere politico ma non era quella la massima bellezza della Chiesa, non era il Papa Innocenzo III del massimo potere, no, era di un massimo potere spirituale, di massima serietà morale, come San Pio X, come Pio XI, come Pio XII, non esistono nella storia dei papi. Poi dopo è finita come sappiamo. Ma in quella perfezione, dicevano gli altri,
gli ortodossi, abbiamo moltissime, io da Ionesco ho scritto un libro intero, cambieranno, si stuferanno, fra poco. In che cosa? Dice, troppo perfetto, sono troppo precisi, sono troppo belli, sono troppo, da tutti i punti di vista, dogmatico, teologico, liturgico, politico, eccetera, si stuferanno, vedrete. E adesso vi ricordate che ieri sera ho parlato di quel balançoire, dice l'Occidente, come, ma non ho ancora capito, in italiano come diciamo a questa bara di ferro? L'asse di equilibrio. L'asse, questa, che cosa è? Bilancio. L'asse di equilibrio, dai. Il francese dice, il rumeno, balançoire, avete capito? Questa, bilancio. Dice, nei tempi di Codreanu l'Occidente stava qui, nei tempi nostri sta qui, domani torna, dice l'Occidente è questo. Codreanu dice, non mi fido, non è un giudizio di valore. Io, a differenza di lui, ho avuto la fortuna, grazie, di diventare cattolico. Però è anche vero che io, come voi, dalla mattina alla sera, sto, non io, mi metto davanti e vedo questa realtà. Guardatela davanti a noi. Andate a Lourdes, andate a Padre Pio, alla nuova basilica, non quella vecchia. Tempio Masson. Che passa da quella lì, passate anche, vedete il Papa, poveretto, attuale. Ah, ecco, prima di finire volevo fare un discorso sull'ebreo rovesciando, l'ho detto, l'ho promesso e lo devo rovesciare, così davvero concludo. Mi dispiace, ci aspetta in pizzeria o come? No, no, ma mi capite, sono troppe le cose, mi dovete invitare un'altra volta, ma non per parlare io, ma per continuare questo discorso su Codreanu, che veramente mi pensa molto attuale, non so se è interessante, ma è di oggi. È che non voglio, che sono vecchio, capisci? Sull'ebreo. Eh? Sull'ebreo. Sì, sull'ebreo, sì. Prima volevo dire a proposito di un'altra cosa. Vedete, appena eletto Papa, l'attuale, il primo gesto che ha fatto, non è andato di baciare l'altare di San Pietro. Perché dice, sono stufo di questo altare, l'ho baciato mille volte da cardinale. È andato in sinagoga, non so se ha baciato proprio l'altare, che lì c'è l'altare, non c'è, però si è baciato con il più grande avversario, per forza non nemico, che è il rabbino di Roma, e non una volta. Poi è andato a Colonia, un altro, no, con il rabbino di Colonia. Poi, insomma, migliaia di baci di questo tipo. Vuole salvare il salvabile, riconosciuto di là, riconosciuto di qua. Adesso dice, nell'ultimo libro tirato fuori 4 giorni fa, non parliamo adesso di altre cose spiacevoli, mi riferisco solo a quest'altro aspetto. No, quello no. Sì. Dice, i suoi errori, santità, uno dei miei errori è di aver tolto la scomunica a Monsignor Williamson. Cioè, il Papa di oggi vuol dire che Monsignor Williamson non crede al dogma dell'olocausto. A parte che non è vero, perché se noi abbiamo seguito esattamente le parole di Williamson, Williamson non ha detto ciò che è stato accusato che ha detto, non ha fatto tutto ciò che dice che dicono che ha fatto, ma a prescindere. Williamson oggi vuol dire il grande nemico, l'antisemita, eccetera, eccetera, e lui si pente di avergli tolto la scomunica perché non aveva saputo che lui questo l'aveva detto prima. Però, vedete, oggi non puoi essere un buon cattolico se credi solamente il credo di Nicea e di Costantinopoli. Devi aggiungere un'altra frase, credo in un Deo, un Patrem omnipotente, et in Holocaust. Detto questo, rovesciamo. Aveva forse ragione, insomma, in quell'epoca di essere contro gli ebrei, lui e tutti gli altri compresi, se non aveva ragione, almeno in quel contesto non si poteva rimanere fuori, che solo passare da quest'altra parte. Perdonatemi ancora perché non mi voglio perdere un'altra, credo io, un altro argomento di due parole.
Io da 3 anni si sono state aperte gli archivi dei servizi segreti comunisti all'est, ma da 3 anni tutti gli archivi segreti della Romania comunista, cioè della Securitate. E io il russo non lo so abbastanza bene per leggere i chilometri di archivi come ha fatto Mitrohin a Mosca di Kagheve, però sono andato a Bucarest a leggere centinaia di dossier dei servizi segreti comunisti della Securitate. Ebbene, lì sta nero su bianco, prima di tutto ho trovato i miei dossier che sono 1 metro, i dossier di mio padre che sono 2 metri, insomma io ho letto 6 metri. Chiedo anche a voi, datemi un numero, quanti metri credete che contiene la biblioteca degli archivi di Bucarest? Qualche chilometro, ve lo dico subito. Datemi il numero di chilometri. 95. Ah, dai un numero. 95. 95. Perché lo so. Me lo sai. 95 chilometri. Da qui fino a Bari, quanto è da Bari? Una foggia, una foggia. Immaginatevi gli archivi della Securitate sola, non della Stasi. Dunque, se la Romania è un paese così, chissà quanti saranno quelli della Russia o della Cina. Riconosciamolo, il governo comunista ha fatto all'umanità un dono inestimabile. Che vuol dire la storia in 20 volumi di qualche Michelin o di un'enciclopedia a 3 cani, 36 volumi? Zero! Zero! Hanno fatto la storiografia in cui io solo mi trovo di un metro, mio padre ne aveva 2, mio fratello ha dall'età venerabile di 10 anni, fino a quando è stato espulso anche lui 7 dossier. Insomma, volevo dire che i miei zii, essendo tutti legionari, 3 stando anche uccisi, 1 essendo stato prefetto della regione, di una regione importante, figuratevi quanti dossier ho letto di loro, tutta la loro vita di ogni tipo. E anche il dossier di Cornelio Codreanu l'ho letto, però non fatto dalla Securitate, è fatto dai servizi segreti, così abbiamo capito che erano abbastanza cattivi anche quelli di prima, ma nella ferocia i comunisti sono insuperabili, non potrà essere, neppure nel futuro non credo che potrà esistere una cosa peggiore, non esiste un'altra, cioè se ne sono inventate tutte. Non penso che nel cervello umano si potrà aggiungere, perché io parlo adesso non solo del comunismo rumeno, ma anche di quello cinese, mongolo, vietnamita, che poi gli asiatici in materia sono molto più di noi, sono grandi specialisti, eccetera. Bene, dunque, lì vedo, in questi dossier dei servizi segreti, tu vedi una cosa incredibile, nero su bianco. Il dossier può essere per esempio così, ma anche più forte. Dossier di Gianvito, nome cospirativo di uomo perseguitato, per esempio Daniele. Ma se lui è informatore, c'ha anche un secondo nome, Demetrio, per esempio. E poi tutti i documenti principali, chi credete che li firma? Al 95% sono colonnelli ebrei. Nero su bianco. Io personalmente, che ero un ragazzo di 20 anni, dice compagno, un informatore, un infame, insomma, compagno nel giorno 4 aprile 1973, Lino Drago Popian stava sul balcone della casa e suonava il violino. Firmato, informatore. Dice, compagno capitano, che questa nota sia messa nel dossier numero non so quale. Firmato. Zoller, Grundberg, Galman, Goldman. Ma questi non sono rumeni. Il capitano era rumeno, ma il generale no. E dico, ma sarà un caso? No, 6 metri, i miei. E tutti così. Datemi anche il dossier di Auschwitz. Con nomi e cognomi, esattamente come ve li do io questi, tutti quanti. Perciò è questo che hanno fatto.